Tutti ciao e benvenuti a Regirini in questo nuovissimo episodio sui pilastri della terra. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa Phil è stato capace ragazzi di farsi eleggere nuovo priore di Kingsbridge. Quindi questa cosa è stata veramente meravigliosa. E adesso ragazzi non ci resta che trovare la lettera all'interno dei documenti del vecchio priore. Una Bibbia, che disastro deplorevole. Direi di cercarla qua. Madonna, com'è andato deciso e spedito Phil. Eccola, minchia che culo. I think I found it. Alla prima. In the Bible? Revelations. The Apocalypse of St. John. Vabbè, che c'entra, dov'è? Magari l'ha piccata lì a caso. Fall on us and hide us from the face of him who is seated on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come, and who can stand? Sì. The Lamb? Leggiamo la lettera, Phil. What was James afraid of? Was it this letter? No, the letter is still sealed. Quindi non l'ha letta. Break the seal. Ah sì, davvero, non ha detto che era una cosa tipo super segreta o che cosa. Esaminiamo ragazzi sta benedetta lettera, vediamo di che si tratta. Bartholomew, conte di Shiring. Quindi è qualcuno che è disposto ad andare a fare una specie di massacro, praticamente. Oh, this is it. You found it. Sì. The l'ho appena letta. Shiring is about to start a war. A quanto pare. Yes. He's made contact with my own master, Earl Robert of Gloucester. Who is this King Stephen that has taken the throne? A nephew of King Henry. Do you ever think of the day our parents die? Francis, you know I don't like to talk of that. I know. It's just that I think of them all the time. And I've always blamed King Henry. The church suffered under his rule as much as we did in Wales. Philip, you have to show this letter to the Bishop of Kingsbridge. Perché io, infatti, non eri tu qui per questo? Scusa. Why me? Why Because me? You have to. There's no other way. Ma our late King Henry was opposed to Rome's influence in England. King Stephen, on the other hand, swore to preserve the rights and privileges of the church, and we can help him if you tell the bishop to protect Stephen. Ma chiedi delle motivazioni di Francis. You want the bishop to help the new king, King Stephen? I want a king who supports the church. I want these dark times to end. I want to stop the Earl of Shiring from starting a war. Okay. He could set the whole of England on fire. My lord the Earl of Gloucester can never know what I was doing here. You must not tell the truth about how or where you got this letter. Don't tell anyone I was involved. E certo, tu te ne lavi le mani. Non ne ho la minima idea, ragazzi, sinceramente. Cioè, se questo ovviamente può impedire che venga scatenata una guerra, ci potrebbe pure stare, però. Cioè, lui dice, oh, io sto alla ricerca di questa lettera, bla 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 bla. È venuto qua a rompere le palle, l'ho aiutato a cercare la lettera e adesso non vuole prendersi responsabilità di questa cosa. Cioè, praticamente butta tutto addosso a me e sulle mie spalle. Me la devo vedere io, non lo so. Però, ripeto, se questo può servire a non scatenare una guerra, direi che appoggio il piano di Francis. Che devo fare? You really think the bishop will help? Tell him you found the letter by coincidence. Sì. And if he does not believe me, what then? He will believe you. The question is, will he really try to stop the Earl of Shiring? Infatti. I will write to St. John's and tell your monks you will stay in Kingsbridge until the election. What if the Earl of Shiring finds out what I'm doing? What if the bishop tells him? Philip, calm down. He is your bishop. I'm a simple monk. Who am I to talk to a bishop? Ma tu sei Phil! Sei grande Phil! Ti crederà Phil! Oh!
Capitolo 1, Philip è andata, ragazzi. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo aiutato Francis a smascherare un cospiratore, una cospirazione, scusatemi, anzi, contro il re. Siamo stati nominati per diventare priori di Kingsbridge. Abbiamo accettato di incontrare il vescovo, abbiamo denunciato fratello Marcus, il ladro. Abbiamo dato una pietra calda a fratello Paul e abbiamo lenito il suo dolore. E Remigius continua a disprezzarci, ma cioè, di questo a me effettivamente che caspita me ne importa, niente assolutamente. Accettiamo ovviamente queste condizioni. Tac. Ok, comunque ragazzi, almeno un paio di voi mi hanno consigliato di fare episodi un pochettino più lunghi, perché a quanto pare il gioco è lungo. Quindi Jack. Anche Jack si dice bene. Jack. Ok, siamo in una foresta. Chi è Jack? Oh mio Dio. E sto ragazzino? Cacciare il cibo. Perfetto, abbiamo la fionda. Va bene, cacceremo del cibo allora. Ah, minchia, qui c'è un cinghiale morto. Marcisce, che spreco. Quindi ovviamente non possiamo prenderne un po', se è già putrido e marcio. Jack, lo so, direi che possiamo andare da qualche altra parte magari. Vediamo un pochettino. Impronte di zoccoli. Ci sono tracce di cervo fresche. Tra l'altro, occhi aperti, Jack. Non te lo far sfuggire, Jack. Che sì, abbiamo capito che hai fame. Per questo che siamo qui. Da dove vengono i rumori? Forse da qua. Eccolo lì. Minchia, lo dobbiamo ammazzare, ragazzi. Va bene, usiamo la fionda sul cervo. Ecco, già ho sbagliato. Ecco fatto. Poverino. Uffa. Ecco, è venuto di qua. Poverino, ragazzi. Non mi fate fa ste cose. Uffa. È vicinissimo. Ora non sbagliare Jack. Va bene. Non sbagliare Jack. Ah, non sbaglieremo. Stai tranquillo. Ops. Dovremmo esserci. Yes. Ah, perché con questo supereremo l'inverno addirittura. Mamma sarà orgogliosa. Va bene. Mamma sarà orgogliona, sicuramente. Sì. Hai fame, l'abbiamo capito. Ah, non deve mancare molto all'inverno. For a long time, it was the only name I had known. I was born and raised in a cave by my mother. Ah, fantastico. We were used to getting by, but that year the winter had been harsh. I was proud to have killed my first deer that day. And while waiting for mother to help me cure it, I decided to practice my reading. Ok, siamo nella caverna. The Lord and King of all France, Charles the Great, has spent 7 long years fighting in Spain. He has conquered the highlands and the plain. Ricorda il verso. He... Sforzati di più. The Lord and King of all France, Charles the Great, sì, has spent 7 long years fighting in Spain. He has conquered the highlands and the plain. E davanti a lui non rimane una fortezza. Before him, not a single fort remains. Afternoon was approaching fast, and mother still hadn't returned. So, if I wanted to cure the meat, I had to do it on my own. Else it would all go to waste. Perfetto, lo faremo subito. Presto conoscerò tutta a memoria. Certo, prendiamo pure il libro per quanto possa servirci effettivamente. Dobbiamo affumicare la carne, ragazzi. Allora, legna asciutta per il fuoco. Qui abbiamo un ripiano, un libro in francese. Qui abbiamo il castello. Caverne su caverne, cavalli e mucche nel mezzo. Ecco come dovrebbe essere una vera città. What che? There he is, Charles the Great, the protector of my town. Uh-huh.
Ok, ma... You're coming with me. Ok, abbiamo preso il pupazzettino di paglia che sembra più una bamboletta voodoo, però insomma va niente. Attrezzi. Mamma non ha preso i suoi attrezzi, quindi non è a caccia. Dove sarà andata? Perché tu l'hai capito? Sacchi, le ultime nostre noci e rape. Focolare, mamma deve tagliare altra legna, ma dov'è finita? Ho un brutto presentimento. Carne di cervo, ok ragazzi, direi di prenderla. Intanto sto tipo morendo. Lo so, dobbiamo salarla, certo. Se prendiamo i ceppi e ravviviamo il fuoco, no? Magari, non lo so. Mamma ha tagliato questo ceppo lo scorso autunno. Perché abbiamo un ceppo? Possiamo metterlo nel fuoco? Good. It's warmer. Ok, perfetto. Now I need some wet wood to make it smoke properly. Ah, minchia, legna umida. Questa è legna asciutta. Dove caspita la prendo? Pila di rocce per far pratica con la fionda. Forse possiamo prenderla. Huh? What's that? E dove è nato il bambino di Tom? Abbiamo preso... vabbè. Cioè, c'è l'arco qua, ma non l'abbiamo preso, evidentemente. Ah, ramoscelli, eccoli. Magari possono servirci. Ramoscelli coperti di neve, direi di prenderli. Prima affumichiamo la carne e poi andiamo a controllare, ad assistere alla morte della moglie di Tom dopo aver dato la luce al suo figlioletto. Ok, mettiamo i ramoscelli nel fuoco. Ecco Mother fatto. Will be proud. Certo, certo. La carne però... Now, what's that noise? Ah, cioè è già sul fuoco, sembrava di no. Allora direi di addentrarci e seguire il rumore. Qua è dove eravamo venuti con Tom, ragazzi. Sì, ma mi ricordo. Seguiamo il rumore. Ci siamo. Sto cavallo di lì era di Tom? Francis. E sta tipa? La mamma. Probabilmente. Che ci fa Francis qua col bambino? He hasn't seen you. Who is he? A whip, that's what he is. Ma perché? A whip? That means he's someone bad. I told you about people like him, remember? È un fra... Che cosa? Cosa che ha tra le mani? Un bambino? Vabbè, mi pare ovvio. That's a baby. He must have found it lying next to the road. Oh, it's so miserable. Every mole must have heard its cries. Will he take care of him? In his way. He will. Listen, cub. I am sorry. I know there's so much you want to know about the world out there, but for now, we must stay hidden. Okay, restiamo qui and allora. Never trust a man of God. Least of all his compassion. You'll either end up in a monastery or at the gallows. Get down. Easy now, it's just someone little. No need to be afraid. I'm going to follow him. You go home and wait for me, little cub. Ma perché lo devi seguire? Possibile che Tom ha abbandonato suo figlio, ragazzi? Mi sembra così strano, sinceramente. Mi sembra proprio strano. Panno insanguinato, vediamo un po'. Ma perché l'hai preso? Non sai di chi sia quel sangue. Un pezzo di mantello insanguinato, va bene. È che... Qui c'è sepolto qualcosa. Ma scusa, Tom davvero abbandonava suo figlio, ragazzi? Mi sembra così strano, ve lo giuro. Piede. Voglio andare a casa. Ok, io direi di guardarlo comunque il piede. No? Ti va di guardare più a fondo? A me puzza tantissimo sta coda, però vabbè, fa niente. C'è. Non credo sia tua madre, stai zitto. Chi è? Non so cosa fare. Vabbè, torniamo nella foresta, va. Oh! Don't move. We killed the pig thief in Salisbury, we can kill you too. Bloody outlaw. Where's the baby? Ma che diavolo? Did you eat it? Ma cosa dici? Non ho io il bambino. I don't have the baby. Right.
Oh! Ma che cazzo? What's this? Give it back! Ma me lo dai? What do you want with this? You can't read. Certo che so leggere. Leave the boy be, Alfred. E Tom! He took the baby. I saw him take mother's cloak. He's the only one around. Who else would have taken it? Dove dovrei averlo il bambino? Scusa, è stato un frate. A monk took it. A monk? Yes, on a horse. Cioè, perché avete lasciato il bambino lì? Scusate, Where did he go? E che ne so io? He should take us there. Leave him alone. He's just a boy. What is your name, boy? Jack. Jack. You live in these woods, Jack. Sì. Then you know this place better than us. Okay. Please. I don't know why I left the child. Non ha senso. I couldn't take care of him alone, but I cannot leave him to die either. I have to know if he's all right. Certo. Will you help us? Fissali, cioè a me sembra troppo strana sta cosa. Can we go now? Cioè, Tom, che cavolo mi combini? We'll be on our way soon. You will help us, and don't drown. Oh! Or you'll feel my hammer. Tu ti devi calmare, what però, he say? He said he's coming with us. Io non ho detto niente. You're a good lad. I owe you. Oh, prima abbandonano il bambino lì in mezzo alla foresta per niente e poi rompono le palle per riaverlo. Cioè, ma che veramente? Che stiamo a fa', oh? Ok. For now, I had no choice. The girl was sobbing, while her father remained tense but quiet. The boy kept on pushing me, which confused me greatly. I had never been hated before. If I had any plans of getting away, it would be like hunting deer. I had to stay sharp until the others forgot to be. Okay. Sulle tracce del frate, e quindi segui le tracce del frate, mi pare ovvio. Monk had crossed a small stream, or he had followed its course north, which would have led him towards the next village. Either way, the tracks ended at a riverbed as evening was fast approaching. The big man looked at me. Which way, boy? He asked. But I could only guess. Ma posso tirare a indovinare? Cioè, possiamo stare qui a perdere tempo? Ma che veramente? Non so, se non ci sono rimaste impronte lungo il fiume, probabilmente l'ha attraversato, ragazzi. Per cui... No, aspettate. Francis aveva detto che St. John in the Forest era dove stava Phil, se non sbaglio. Quindi probabilmente Francis si stava dirigendo lì. Ok, segui il fiume. The stream led us to a more convenient crossing. Here, one could easily pass without getting drenched in icy water. Suddenly, okay. The boy called out. He had spotted something on the other bank. A set of fresh hoof prints. He laughed triumphantly as our eyes locked. Proseguiamo. Ammetti il suo successo. No, non dire nulla, sti cavoli. So, we crossed the river. The boy cheerfully mocking my skills. Minchia, quello là lo picchio prima o poi, eh. Ah, è andato dalla parte opposta, quindi, a St. John in the Forest. O forse stava tornando da lì. Non lo so, probabile. Ok. Scusate ragazzi se mi faccio vento, ma veramente insopportabile il calore. What is it? Che non si vede una cippa? Forse? He got lost. Did you? Papa, I'm tired. That's all right. Come on, up on my shoulders you go. No, I'm too heavy, and you're too tired anyway. I will remain steadfast. You should all get some rest. Alfred, stay here with them while I take a look ahead. Io con questo non ci rimango. I won't be far, dear. Besides, you can do me a favor while I'm gone. Have an eye on the lads and make sure they get some sleep, all right? All right. See? You are steadfast. I won't be long. Sì.
Che c'è? Che vuoi tu? You stay where I can see you while my sister rests. Sì. And no tricks. Figurati. Non ci resta che riprenderci il nostro libro, ragazzi. Alziamoci un po'. Neve proprio sopra la sua testa. Ah, non so se è saggio effettivamente. Il fatto è che lo sta facendo bagnare tutto. Non penso che possiamo passargli davanti a riprenderci il libro senza che ci dica niente. Ok, ok. Ce l'abbiamo fatta? Beh, meno male. Presto lo conoscerò tutta a memoria. Sì, veramente dovremmo fargli cadere la neve sulla testa. Povera bambina, mamma saprà occuparsi di lei. Che? What is it? Did you hear something? Che c'è? Hai paura? La nebbia si sta alzando. The fog is lifting. I don't like you. Tell me. È reciproco. Why do you care about your book so much? Where is it? You sneaky thief. I knew it. Ma sei stato you tu a prendermi il libro? You took it first. You're an animal. You don't even know what it is. Non sono un animale, sono un cacciatore. Mo mi I'm not an animal. I'm a hunter. A hunter? What do you hunt? Boar, duck, deer. So you are an outlaw. No one's allowed to hunt deer except for the king. The king? Yes, the king of the English. You've never even heard about him, have you? You only know how to rob and how to kill. No, vabbè, diciamo quest'altra frase, ragazzi, che già l'aria è tesa. The Lord and King of all France, Charles the Great, has spent 7 long years fighting in Spain. He has conquered the highlands and the plain. Before him, not a single fort remains. What are you rambling on about? It's from the book. C'è scritto sul libro? Hey, you see that? Over there in the fog. Che cosa? There is something there. È un cervo morto? Cos'è? Sembrerebbe la testa di un cervo. Non è che mi vuoi spingere lì, no? What is it? Oh, minchia. A deer. It broke through the ice and died. Children! Che? Martha? Wake up, dear. Who's she? We met in the forest. I'm Jack's mother. Meno male vi siete incontrati. Come here, Jack. Did you find him? Yes, dear, we did. The baby is safe. The monk brought it to a small cell not far from here. But we won't go there now. Ellen offered us shelter for tonight. Ah, pure. I have. Devo condividere la mia caverna con quel pezzo di merda. D'accordo. Meraviglioso. If I'd known you lived this close, my Agnes might have been saved. Don't fool yourself. When a woman is bleeding inside, it either stops or it doesn't. Già. All you can do is keep her warm, and you did that. Sì, non molto bene, ma... But the living must take care of the living. Jack, give the children some soup, will you? Will you be able gli to devo pure servire la zuppa, dai la zuppa say, a Martha. People don't usually hire a new master builder in winter. Too cold for stirring water. Sometimes you get lucky, but... Thank you, Jack. Prego, piccola. Some time ago I had work in Exeter. They offered me the post of builder for the Castellan to keep the walls and defences in shape. It would have kept me busy for the rest of my life. And we would have lived like bishops. What happened? I refused. All I cared about was working on a cathedral again. I was a fool. You can do better than to build churches. Dalla zuppa ad altre, well, I worked va. On one once. Che già lo vedo con la sua faccia da culo. I won't ramble on now. But if you ask Martha, she'll tell you everything about it. Non mi ringraziare, cafone. You know, a man like you should not beat himself so hard. No. No, there is no già, excuse non for ne hai. E quella cosa rimarrà inspiegata per sempre. Men abandon their children all the time. Ho capito, non è una giustificazione. They return. Is that what happened to you and your son? No.
That is an altogether different story. One I haven't even told Jack yet. Ah, ecco. All I can say is, cos'è che non mi ha raccontato? Scusa tanto. Just us and the forest. How do you get by? We hunt, we gather. It works well enough for us two to survive. You can thank Jack for the meal, by the way. My little cub caught his first deer today, all by himself. I'm impressed. What? Have you not told me yet? Oh, just some old tale. Same. Like Tristan and Isolde? A bit, but not quite. Come on, eat up. Mm-hmm. Eat well, children. We'll need your strength. And so do you, Master Builder. Sì. Go on, tuck in. Oh, well. Continui a toccare Tom. Continua a mettere la manina. Well, they're asleep now. So, what is it? I told you that the monk had taken the baby to a small cell nearby. It's true, but I advise you to stay away from Oddio, there. Oddio, perché? What? Why? Because you abandoned it. That counts as murder. Then I have to steal him. I have to own up to what I've done. I have to take back my son. Think for a moment. You have been out of work since summer. A baby needs a lot of care. More than your other children. How will you feed him? But what am I to do then? Live like you? I don't know a thing about hunting. I'm a mason. Even in a castle, I'm more at home than here. Leave the baby with the monks. He'd be warm and fed. You wouldn't have to carry him while you look for work. And when you do find something, you can come back and fetch him. I don't know. Ha ragione. Since Agnes died, I don't know anything anymore. Ascolta un'altra donna, man, allora. Tom Builder. You're kind and gentle and strong. You will do the right thing. You also don't have to go through this alone, you know. Jack and I will have to leave this place soon. The winter is too cruel and we might not survive if we stayed. We could all travel together. Ecco qua. I don't know. Ma perché no? I have my hands full with my children already. I can help you take care of them. If you promise to teach my son how to get along in the world of men. We may be strangers now, but we would be at each other's side, helping out however we can. The living must take care of the living. Yes. È sveglio, minchia. Finalmente vedrò un castello, dai. That night I dreamed of a strange world. There were small castles, dead deer, and a giant called Tom. Tom! In that dream, I was happy. Sì. I tightly held my mother's hand, watching the kind giant and learning his mysterious ways. Mm-hmm. Ok, abbiamo completato anche il capitolo 2 di Jack. Hai catturato un cervo e l'hai affumicato per cena, ti sei imbattuto in Tom Builder e la sua famiglia, hai dato la prima zuppa a Marta. Alfred inizia a tollerarti, non sarà reciproca la cosa. Non vedi l'ora di poter finalmente lasciare la foresta. Hai trovato informazioni sulle vite da fuorilegge di Jack ed Ellen. Va bene, andiamo avanti. Capitolo 3. La cospirazione. Il palazzo del vescovo Waller Ambigod. Ok, Phil. Ci rivediamo, Phil. Adesso andiamo a parlare con il vescovo Phil. Non preoccuparti. Ce la faremo, Phil. Don't worry. Perché dovrei tornare sul sentiero quando sono già qui? Guardiamo il palazzo, non posso farlo. E se fallissi? E se avessi successo? To approach the bishop at dusk like a thief. Vabbè, dai, stai calmo, vedrai che andrà tutto bene. Non dovrei essere qui, forse il vescovo non mi riceverà, sono un semplice frate. Barili pieni di mele. Corri, Phil, corri a prendere una mela, Phil, ne hai bisogno, Phil. My pony needs to be fed soon. Ah, beh. Should I take some? Certo, prendi le... Oddio, non è che poi magari qualcuno c'ha da ridi, vabbè, sti cazzi. I will take just a couple. Il mio pony ha fame, non mi interessa. Un paio di mele che sono pure mezze rancide e marce.
E le diamo al nostro caro Pony, che poverino ci sta scarrozzando tipo da 30 anni a questa parte. There you go. Tieni, amore, tieni, mangia. Oh. You're still hungry, aren't you? No, poverino. Possiamo prendere altre mele? Tare, scusa, eh. Tanto qua intorno non c'è nessuno. I already took some. I shouldn't take too many. Vabbè, niente, ok. Non possiamo prenderne altre. Perfetto. Palazzo. If I can face our lord, then why would I be afraid to face my bishop? Appunto. Ah, minchia, c'è una stalla piena di fieno qui, oh. Andiamo a vedere, magari possiamo prenderne un po' per il nostro pony, sempre. My pony should be fed. Do I just take some hay? Certo, direi di sì, prendi una manciata di fieno, my tanto che gli cambia. Non se ne accorgeranno nemmeno, Phil. Here. Ecco qua, amore, tieni. Mangia. Allora, non ci resta che andare alla porta, ragazzi. Phil, stai pronto? Phil, non temere, Phil, ti aiuterò io. Sono qui apposta. Toc, toc. Oh, why must I be so nervous? Non lo so! Stai tranquillo. Forza. I trust Francis. He knows about these things. Sì. Speriamo. Salve. How can I help you? Sono venuto a incontrare il vescovo. I have come to see the bishop. Who may I tell the bishop is visiting? Sono il priore di St. John in the Forest, magari fa più effetto. I am the prior of St. John in the Forest. And what may I tell Bishop Waylerin is the reason for your visit? The bishop insists that I ask. Ah sì? Oddio, non dire il motivo, scusa, è una cosa riservata. I'm afraid I can only tell the bishop himself. The bishop wishes to know beforehand. Mm. In this case we will have to make an exception. Non Wait te lo there. Dico, fammi passare e basta. E che caspita. Ah, devo pure aspettare. What lies beyond this gate? Oh, I should not distract myself like this. Mazza, hai pensato ad un cancello? Come fai a distrarti così, Phil? Vergognoso. Sì, ma mi fa entrare o no? Did I not tell you to wait? Oh. Come in. The bishop ah, will see che you cavolo, now. Scusa, eh. Io sto aspettando i comodacci vostri. Sono sotto la neve, il vescovo. Oh. Ha uno sguardo meraviglioso. The right reverend Bishop Waylerin by God. Salve. Please. Wall. Sì, però calmati. Thank you, right reverend. Phil, ti devi calmare. Sì, ma il servo può andarsene via o deve restare qui ad origliare? Scusa. Please, call me Waylerin. Grazie, Will. It seems you were a little impatient. But of course, sì. There is nothing wrong with eagerness. Okay. Timothy informed me you are the prior of St. John in the Forest, right, Reverend? Then you must be Philip of Gwynedd. Sì, sono io. I'm surprised you know my name. As bishop, I am the ex officio abbot of Kingsbridge. Okay. So, I am bound to take an interest. Bene. Well, God has blessed us in St. John. I wish God would confer similar blessings on Kingsbridge Priory. Tell me, Prior Philip, what brings you here at such a late hour? Possiamo parlarne. Timothy said that you will only tell me. Sì, esatto. Lo stisci forte per schiarirti la gola. Please, I hope you are not nervous. Sono un pochettino. Take all the time you need. Thank you. Ok. Accenna casualmente al conte. Oh, Bartholomew of Shiring. Do you know him well? As bishop, I am much involved in politics. Ovviamente. Though, of course, the church can never be involved enough. Hmm. No? Bartholomew Pure is troppo. A stubborn man. He is opposed to any suggestions from me, and I am his bishop. I heard the same about the Earl of Gloucester. How do you know of this? Ah,
Your brother Francis is working for Earl Robert of Gloucester, is he not? Mi ha detto di non dire che lui è coinvolto, ragazzi. Menti. No, I heard at a guest house on my way to Kingsbridge. Unfortunately, I rarely see my brother. You both must be very busy indeed. But why are you bringing up politics? Tell me, Philip, why are you here? Sì, ma calmati. Già l'hai letta, ammazza. To come to you, my bishop. Maybe I should have taken the letter to the sheriff of Shiring. Eustace is ungodly, arrogant, grasping and corrupt. So are all sheriffs. Voi non lo siete. Philip. Che? How did you get this letter? Non menzionare Francis. Ce l'ha chiesto, I anche se non capisco perché, James's documents in Kingsbridge. I am staying there for a few days. Prior James. Sì. May he rest in peace. Già. Did you not order everything to be burned? Ma mi sono messa io di mezzo, sai com'è. Some prior religious mentioned it once. I asked them not to burn James's books. The brothers agreed. Well, and there you found the letter. Sì. Yes. Esatto. Timothy, leave us. Sparisci. And did you find anything else? Altro in che no, senso? Just the letter. The messenger carrying it had an accident and died near Kingsbridge. A war would cost so many lives. God thunders wondrously with his voice. He does great things that we cannot comprehend. Sì. The book of Job. Sì. But this is not the work of God, but of Earl Bartholomew. Arriviamo al punto. You are truly the man I have heard so much about. I will call on friends of mine. Pray for us that we can put an end to Bartholomew's plan before it is too late. You did a brave thing for our church, Brother Philip. A brave thing indeed. Grazie, grazie. Grazie davvero. You'll go back to Kingsbridge Priory now and forget about the sheriff, won't you? I will. And, don't speak of this to anyone there. I shan't. Ok. Grazie per la sua cortese attenzione. Arrivederci, caro signor Vescovo. Mi stia bene. Ok, finita qua. Mi puzza tanto sta situazione, vi dirò la verità. Però, evidentemente era così che doveva andare. Direi che possiamo andare via, Phil. Time to leave, old friend. Oh. Torniamo a Kingsbridge a regnare. Ok, siamo tornati qui alla caverna. Did you pack Alfred enough con il suo sorriso smagliante? It will be a while before you get to eat smoked venison again. Yeah, I took some. Anyone seen Martha? She said she had to piss. All right, I'll go get her. Bene. You're a mason too, right? Ok, dobbiamo trovare Martha. È qua Martha. Scusa, che fai qui? Che c'è, piccola? Che succede? They're looking for you. I don't want to leave. It's so dangerous out there. I don't want to get robbed again. Ah, vi hanno derubati? Una fionda. I've got a slingshot. Ti proteggerò io, Martha, coraggio. Non so se tuo padre sarà d'accordo. Papa usually protects me. Ok, di solito. He can't always be around. He needs to take care of himself too. Io ci sarò sempre, che tenerezza. I will always be around. That's not your job. Ma you should look after yourself and your mother first. Ah!
Quando vuoi dire qualcosa di carino ti smontano. Dalle il tuo bambolotto di paglia. Proviamo. Magari funziona. This knight is Charles the Great. He will protect you. Oh. Am I his princess? You are. Sì. Together you are brave and smart and will never give up. All right. Bene. I have to stay steadfast. Thank sì. you, Jack. Figurati. È qui. Come on. We're Dai. Going on a great quest. Sì. Eccoci qua. Okay. On our way, I told Martha the names of my trees. There was the birch, Jerusalem, and the oaks, Alexandria and Byzantium. When I pointed out Rome, she laughed and named an apple tree Southampton. The farther we walked, the merrier she became, christening all the new trees Winchester, Bath, Salisbury, while I grew quieter and quieter. Bene. Finally, we arrived at a large road. This heads towards Shiring, Tom said. The strangest name of them all. Mm-hmm. Ok, quindi è fuori dalla foresta. Non ci resta che andare a Shiring. By noon, we had reached the edge of town. Mother gave us some dry prunes to chew while she argued with Tom whether we should head directly to town or past the palace of the so-called bishop. Tom was hopeful to find work at the palace, but Mother seemed uneasy. Ah, e perché? Non si fida forse degli uomini di chiesa, credo. In ogni caso, Tom deve trovare lavoro. Magari ha probabilità di trovarlo al palazzo del vescovo. Andiamo ad incontrare il vescovo, andiamo. As we approached the building, Tom noticed the cold in Mother's eyes. Though she had agreed to accompany him to the bishop, she had remained quiet about her true feelings, while Tom didn't see it fit to ask. Gradually, the palace came into view. Perfetto, siamo arrivati allora. Procediamo verso il palazzo. A servant to the bishop of Shiring agreed to talk to Tom. He was hesitant, but not unwilling to hire a master builder for the winter. His expression changed, though, when he noticed Mother and me. Ma perché? I am sorry, he said, not unkindly. Maybe the Earl of Shiring will hire you. His castle is nearby, and I heard he may be in dire need of people like you. He smiled encouragingly, then sent us off, claiming his bishop had business to attend to at Kingsbridge Priory. Ok, quindi ci ha praticamente cacciati via. Ok, quindi non ci resta che andare dritti verso Earl's Castle. Magari Tom trova lavoro qui e nessuno ci caccia via non appena ci vede. Castello del Conte Castello del Conte Bartolomeo. Perfetto. Mm-hmm. You don't know me. You're misjudging whatever it is I did. I'm willing to forgive your mistake if you accept my offer now. This is all about family honor to you, isn't it? Perhaps I should tell you about my mother. She was a happy person who loved to laugh and tell stories, but father made her miserable. Oh, he's not a bad man, but solemn and strict. She hated him so much she died from it. Are you saying you don't like me? You're so self-centered. You never think about anyone else's feelings. You have no refinement, and you can barely read. What were you expecting? One day, you will see that you are wrong. And then, I won't be so forgiving. Sì. Che minaccia. All right. Let's hope it's true and the Earl needs us. Yeah, I'm starving. Alfred, keep an eye out. I'll be right back. And boys, try to get along. È lui che mi ha fatto le storie, Tom. For what? Papa wants him to look for things that are broken. Some people don't know they need a mason until you show them.
Papa could fix their walls or build a house. One man can build an entire house? I want to see. Learn what you can, but don't stray too far. Okay. Why won't anyone just give me something to eat? Perché magari te la puoi guadagnare se vuoi. Ok ragazzi, mi ha appena salvato la partita. Ci sono certi aspetti che continuano ad essere, cioè che continuano a puzzare sotto sotto, tipo Francis che se ne è lavato le mani, Tom che ha abbandonato suo figlio. Vabbè, insomma, continueremo la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Doscia a tutti ragazzi. Ciao. Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!